Zuschauerinnen, Zuschauer, Handball-Damen-Fans, ein herzliches guten Nachmittag hier in der Halle von Brixen zum zweiten Meisterschaftsspiel der Damen-Serie Handball. Nach dem Erfolg in Ferrara letzten Samstag, nun heute das erste Heimspiel unserer Mädchen-Damen hier in Brixen mit vielen Neuerungen, die ich Ihnen dann später vorstellen werde. Gentili, Signore e Signori, amanti della Palamano, amici della Palamano, ospiti da Leno, buon pomeriggio, un cordiale benvenuto qui a Bressanone per la seconda del campionato della massima serie, massimo campionato di Serie A di Palamano femminile. Prima di tutto vorrei ricordarvi le disposizioni Covid per i nostri spettatori, per cortesia. Le misure Covid prevedono che c'è l'obbligo della mascherina naturalmente e dell'obbligo della distanza di un metro. Io mi permetto di dirvelo qualche volta perché naturalmente anche noi siamo dovuti a questo obbligo, perciò per cortesia obbligo mascherina durante la partita e il distacco di un metro. Vor diesem Spiel beginnen ein letzter oder einer der letzten Hinweise, bitte den Abstand, der vorgesehen ist von den staatlichen Maßnahmen, die Maskenpflicht und die Einhaltung der Entfernung von einem Meter. So, jetzt das war das Bürokratische und nun die Mannschaften, Eldora, vi presentiamo le squadre, incominciando dalle nostre ospite, dalle ragazze del Leno, col capitano Martina Lizizia. Seguendo Francesca Turina, il numero 22, col numero 3 Lara Bellu, col numero 8 Mara Lavanini, col numero 10 Rebecca Farise, l'11 Elisa Toninelli, col numero 13 la nazionale Michela Notariani, col 17 Giuseppina D'Ambrosio, 19 per Olga Lanfredi, col 21 Convale Giorgia, 23 per Maria De Angelis, 24 Lara Annelli, col 25 Giulia Lavanini, col 43 Sara Andriani, col 77 Valeria Chiova e col numero 96 Loredana Puglia, il coach della squadra del Leno, Federico Regenzi. So, nun, meine Damen und Herren, erstes Heimspiel nach langer, langer Zeit mit Publikum endlich wieder. Einen ganz großen und dicken Applaus für unsere Mannschaft, für unsere Mädchen, die sich heute wirklich euer Vieh vornehmen. Und wir beginnen mit der Spielführung, so wie es vorgesehen ist, mit Andrea Eder. Nationaltorhüterin Monika Pritzker. Die Nummer 9 für Stephanie Dummerer. Die Nummer 10 Sarah Schatzi Schatzer. Mit der Nummer 12 Sarah Hilber. Mit der Nummer 18 Barbara Notdurfter.
il 25 per la nostra giada nazionale, Giada Papo. Un'altra nazionale, bentornata Sofia, tanti tanti auguri a te, Ghilardi Sofia. Katharina Fischtaler. Ebenfalls vom Nachwuchs die Nummer 44, Elina Di Calantonio. Und leider sind wir jungen, die Nummer 69, Elisa Sozio. Ganz großen Applaus, un grande applauso per le nostre neo, per i nostri neo acquisti. Ve li presento qui la prima partita di campionato, ve li presento gran volentieri dall'Oderzo, Giorgia Di Pietro. Dalla seconda divisione francese, da Rechois, Virginia Uchino. L'Aspa Cortis, la capocannoniere degli ultimi anni, dal Cuba, dall'Oderzo, Arasai. Presentate le squadre, vi presento Giulio Maris. Dirigono questo incontro la coppia femminile, le signore Merisi Gianna Stella e Pepe Andrea Alejandra. Seconda di campionato Serie A femminile Beretta, buonasera dal Palasporti Bressanone, dove avete appena sentito in diretta la presentazione delle due squadre che quest'oggi si affrontano, l'SSV Brixen Bressanone e il Leno. Due squadre che hanno iniziato la competizione 21-22 sabato scorso con una striminzita e fortunata trasferta a Ferrara 28-27. Su rigore a tempo scaduto per quanto concerne i padroni di casa, e invece il Leno che ha iniziato con una sonante sconfitta casalingo contro il Mestrino. Il pronostico sembra a favore dei padroni di casa quest'oggi al gran completo, cioè con Arasai Duran in campo dopo aver dovuto saltare la prima di campionato per via del permesso di soggiorno. Sono parecchie le novità in casa biancoverde. Oltre alla cubana Arasai Duran sono arrivate anche Giorgia Di Pietro e Virginia Ucchino. Hanno invece lasciato Nadia Apfalderer, Sara Maurberger e Violetta Vegni. Le ambizioni delle due squadre sono evidentemente diverse. Grandi per quanto riguarda le padrone di casa, intenzionate a lottare con il Salerno, il Mestrino, l'Erice e il Pontinia per lo scudetto. Più modeste quelle del Leno, che avrà come obiettivo la salvezza. È iniziata la partita con le biancoverdi brissinesi in possesso di palla, formazione tipo che vede in campo Duran sul mezzo destro, Di Pietro, Ghilardi, Babbo sull'ala sinistra, Ucchino sulla posizione di pivot e Noturfter sull'ala destra. Sarà interessante vedere come Duran si inserisce in questa nuova formazione.
probabilmente non avrà troppi problemi viste le sue eccellenti prestazioni del scorso campionato, in cui si è sempre laureata capocannoniere. Invece ad aprire le danze è Virginia e Giorgia Di Pietro, che porta in vantaggio le biancoverdi con un tiro da fuori. Ecco il Leno, bella parata di Monica Prünster, che lancia le sue colleghe in contropiede. Duran, Di Pietro, e ancora Di Pietro, questa volta il tiro viene bloccato dalla portiera, però gli è stato fallo, per cui 7 metri per il Bressanone. Se ne incarica Giada Baddo. Babbo, che dopo una serie di finte sbaglia lo specchio della porta. Nulla di fatto. Leno, che torna in possesso di palla. Bellissima rete di Ligia Put, la straniera del Leno, che porta in parità il punteggio parziale. Nulla da fare per Prünster su questa micidiale bordata all'incrocio dei pali. Noturster, Di Lardi, serve il portiere, ma c'è fallo. Ammonizione. E 9 metri. Pressanone, Ghilardi, Pietro Durante. Adesso sulla posizione di mezzo destro, la Ghilardi, Di Pietro, Duran, punta la difesa, bravissima Virginia Ucchino, servita a dovere da Arasai Duran. 2-1. Virginia Ucchino. Kurilova al centro, Put, ancora a rete il Leno, che porta in parità con Notarianni. Sul fronte opposto Giada Babbo, che sbaglia lo specchio della porta. Put, ed è ancora Put con la sua seconda marcatura a portare in vantaggio il Leno. Ghilardi, Duran, anche lei sbaglia lo specchio della porta, un poco precise le padrone di casa in questo inizio di partita. Questa volta il tiro di Put è parato da Prünster, che lancia bellissimo Noturter, Barbara Noturter, che dalla ala destra porta in parità le sorti. 3-3 quando sono giocati 4 minuti e mezzo di questo vincente inizio gara. Kirilova, tiro che si stampa sul palo. 9 metri per il Leno. Kirilova, Put, senz'altro le due giocatrici da tenere particolarmente in considerazione dalla difesa biancoverde. Palla uscita dal lato e rimessa della portiera Prünster per Duran. Di Pietro al centro dell'attacco brisinese, e
indica lo schema di gioco. Babbo, Ghilardi, Duran finta, torna ancora Ghilardi che fa partire missile contro il quale nulla può la portiera dell'Eno. Vantaggio Messe 4-3 più giornali da City Stadium, fino solo qui di Maestruinen. Imprecisioni ancora nella conduzione di palla degli ospiti, pallone che finisce a lato, rimessa della Prünster. Imposta la nuova azione, la di Pietro. Ghilardi, Duran. Ghilardi, Di Pietro, ancora la Di Pietro, la segno, fallo, 9 metri. Avete il Brescia con Giorgia Occhino, 5 play, la costruzione, Put, Kirilova. Bella finta del numero 8 Mara Lavagnini che va a segno, però gli arbitri hanno ravvisato un fallo di passi. Si torna sui 9 metri, rimessa di Sara Andreani. Put, Kirilova, finta il numero 8 Lavagnini Mara che va a segno. Fischiati i passi a Giada Baddo. Coppia arbitrale al femminile quest'oggi. Ed è ancora Leno che va a segno con Notariani in una difesa brissinese che non sembra per il momento agire con la dovuta attenzione sui tiri da fuori. Ghilardi, Di Pietro, Duran, schema, finta della Di Pietro, bloccata la Kirilova. 9 metri già eseguito, vediamo Sofia Ghilardi che gioca già dall'inizio dopo il suo grave infortunio e sembra non averne sentito di pianti più di tanto questa inizia partita. A segno già per la seconda volta. Vantaggio Brescia 5 gol con Sofia Ghilardi 6-5, 6-5. Ecco il Leno che serve il pivot che però infrange l'area di porta, rimessa. Messanone nuovamente in attacco. La Di Pietro che velocizza l'azione, Ghilardi entra, Di Pietro, Duran, bella parata della portiera del Leno. E quando siamo giunti al decimo il punteggio è fermo sul 6-5, un inizio di partita molto equilibrato con il Leno che per il momento sta tenendo testa alle più quotate padroni di casa. Questa volta il tiro della Kirilova si stampa sul palo. Di Pietro, seconda fase, Duran che entra di prepotenza, ma è ancora il portiere dell'Eno, il numero 21 Giorgio Convalle, a dire di no.
Kut, Kirilova, parata della Prünster. Ghilardi che rallenta l'azione, Babbo, Ghilardi, blocco della difesa e il rimpallo finisce nelle mani di Giada Babbo, che con il suo primo gol porta il Bressanone per la prima volta in vantaggio di due reti, 7-5. Notarianni, Kirilova, Put, Notarianni, bel tiro questa volta, la Prünster non si fa sorprendere, la Babbo lancia il contropiede, Duran che deve desistere dal tiro, bellissimo servizio sul pivot, Virginia Cucchino, seconda rete anche per lei. Di nuovo fate tra maestri, Virginia Cucchino. Insomma, inutile dire che il Bressanone deve appena trovare l'intesa perfetta per via dei numerosi innesti di questa campagna acquisto. La prima partita è stata molto sofferta in quelli Ferrara, adesso però le biancoverdi pare abbiano trovato la giusta intesa. Bel contropiede bloccato dalla Babbo che si ritorna nuovamente in azione. Babbo, Ghilardi, fallo su Sofia Ghilardi, 9 metri. Fermato il gioco per asciugare il parquet. 8-5 intanto siamo giunti al 13° del primo tempo. Degno di nota il pareggio di quest'oggi tra il Pontinia e il Salerno, circostanza che consentirebbe alle brissinesi di scavalcare le due squadre nella classifica provvisoria. Babbo, Di Pietro, sfondamento, contropiede dell'Eno, il lancio però è troppo lungo, va a finire sullo sfondo, il Bressanone approfitta, Ghilardi, Babbo entra dall'ala, fallo e allora c'è il rigore e anche una sospensione di 2 minuti per il numero 22, Francesca Turina. Ecco che sulla fatidica linea dei 7 metri c'è Giorgia Di Pietro. Bellissima rete di Giorgia Di Pietro, che peraltro già nella prima partita a Ferrara aveva realizzato tutti i 5 rigori tirati e complessivamente ha segnato 11 reti, trascinando la sua squadra a un sofferto 28-27 con un rigore appunto a tempo scaduto. Ci sono dei chiarimenti tra gli arbitri e il tavolo dei cronometristi. Si sta rettificando il tempo sul tabellone. Ecco che si riprende su 14.01 minuti giocati. Kirilova, Lanfredi, Kirilova, Lanfredi. Finta della Kirilova che però poi compie passi e
la palla torna in possesso del Brixen. Chilardi, Duran, Babbo, Babbo, Zavala segna la sua seconda rete nell'angolo lungo. Nulla da fare per il pur bravo portiere del Leno. E nel frattempo il Bressanone prende la larga, 10-5. Kirilova, bel tiro di Sara Belu, che con un sottomano sorprende la Prinster. Babbo, Durai, e questa volta la Duran non si fa fregare due volte e va a segno con un bellissimo tiro in elevazione all'incrocio dei pali. 11-6. Ecco che vediamo nel frattempo la Notoft che marca a uomo il numero 96, Put. Ora gli arbitri ammoniscono Sofia Ghilardi per aver strappato la maglietta del pivot. Kirilova, Put, servita l'ala, tiro dall'ala parato dalla Prinster. Questa volta le arbitre fischiano un blocco asseritamente irregolare e sull'altro versante c'è un fallo. Rigore per le ospiti. Kirilova sui 7 metri, mentre Nelson Hubi si prende un'ammonizione orale, dunque non ufficiale, no, anzi adesso segue anche il cartellino giallo per aver protestato un po' troppo vivacemente contro due decisioni. Kirilova non sbaglia il rigore concesso. 11-7. Di Pietro adesso sulla posizione di mezzo destro. Duran che sollecita il cambio palla, bellissimo servizio sulla tiro. Molto brava a entrare in possesso delle palle che le vengono servite da Di Pietro e Duran. 9 metri. Kirilova in cabina di regia. Serve il pivot che però finisce nelle mani di Babbo. Palla alla Ghilardi. Sofia Ghilardi con un pendente nell'angolo lungo. Terza rete. Non è da meno il Leno che risponde con il numero 3, Sara Belu, 13-8. Bella partita, veloce, con pregevoli azioni individuali. Ecco che adesso è tornata in campo Steffi Lundvall, la capitana delle ultime 5 stagioni. Quest'anno non sarà presente per motivi di lavoro in tutte le partite, che però inutile dirlo è una validissima pedina nell'attacco bianco-verde. Babbo, questa volta il tiro di Di Pietro è parato da Giorgia Convalle, un tiro senza troppi pretesti.
facile preda dell'estremo difensore dell'Eno, che ha senz'altro il merito di avere contenuto in questo inizio di partita le sfuriate offensive delle biancoverdi. Questa volta il tiro è bloccato, Babbo, palla che finisce però nelle mani di Put, la più lesta ad entrare in possesso di palla. Kirilova, anche questa volta non è dato proprio sapere quale era il motivo della decisione arbitrale. Nel frattempo Arazai Duran non vuole essere da meno alle sue compagne e va a segno per la seconda volta. È entrato in campo adesso il numero 8, Mara Lavagni, che compie fallo di passi. L'azione brissinese intercettata dalla Kirilova, molto veloce a rientrare in difesa. Put, eccola Put, Kirilova, finta, bellissimo servizio sul pivot, e due minuti sacrosanti contro Giorgia Di Pietro, rea di avere tirato per la maglietta da dietro il pivot. Tempo fermato, altra incomprensione sul tavolo con l'arbitro che cerca ancora una volta di rivigare il tempo. Nella porta brissinese è entrata Melanie Perntaler, che cercherà di neutralizzare il rigore della Kirilova, la quale non riesce ad andare a segno, colpisce il lato esterno del palo destro della portiera. Nulla di fatto dunque, 14-8 al 22esimo minuto. Dornwalder che si avvicenda con Di Pietro, che adesso peraltro è fuori per due minuti. Dornwalder, infatti il Bressanone gioca con l'extra player. Dornwalder, Ghilardi, Duran. Tiro ancora bloccato da Giorgia Convalle. Adesso il numero 13, Michela Notarianni, che si porta sulla posizione di terzino destro. Kirilova, Put, sono certamente queste tre le giocatrici più incisive delle ospiti. E la Put non si smentisce e segna una pregevolissima rete, è la sua terza. 14-9, Ghilardi, Dornwalder, Duran, Babbo. E adesso l'allenatore Nössing chiede il primo time out per la sua squadra. Con l'occasione voglio solo ricordare che le contese dell'anno scorso furono entrambe preda delle brissinesi, che si imposero per 29-17 in casa e per 33-23 a Leno. Alla fine il Brixen arrivò terzo,
anche per via di una serie di infortuni che hanno decimato la squadra, primo fra tutti quello della Ghilardi e della Hilbert. Il Leno da par sua è riuscito a salvarsi e a piazzarsi al decimo posto. Sentite un tifo assordante qua in palestra. Spero che l'audio, per chi ci ascolta e ci vede, sia idoneo a capire quello che sto dicendo. Ghilardi, Durnwalder, Duran. E questa volta la Durnwalder, forse ancora un po' a corto di preparazione, non riesce a servire di dovere l'Auchino che l'attendeva sul pivot. Già da Babbo, Duran, Ghilardi, l'intesa Duran-Ghilardi sta funzionando perfettamente. 4 le reti segnate da Ghilardi, 3 da Auchino e 3 dalla Di Pietro. Put Kirillova, finta però bloccata, contrastata dalla Auchino 9 metri. Put Kirillova, che va a segno però gli arbitri annullano per asserita infrazione di passi che per la verità non ho visto. E adesso è la Steffi Durnwalder ad andare al tiro, coglie la traversa, fallo della Put che si prende 2 minuti. Sembra che le due direttrici di gara siano molto decise a evitare ogni contatto fisico e non lesina con i rigori e le espulsioni. Duran, nulla da fare per la Duran e la portiera del Leno si sta parando questo tiro tirato dalla giocatrice cubana, capocannoniere della scorsa stagione, che quest'oggi è ancora ferma a 2 reti. Fallo ancora fischiato. Le giocatrici del Leno, rimessa della Prünster, Durnwalder, Babbo, Durnwalder, Di Pietro. Di Pietro serve la Virginia Auchino che va a segno per la quarta volta, 16-9, quando mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo giocato su un livello considerevole e molto bello da vedere. Ecco che gli arbitri insistono nella loro linea di estremo rigore. 2 minuti per la Nuturfter e rigore per il Leno. 2 minuti in realtà. Notarianni, Barbara Notarianni, no scusate, Michela Notarianni, contro la quale il secondo portiere Melanie Perntaler nulla può opporre. Extra player del Bressanone, con Ghilardi che rientra, Durnwalder, Duran, Ghilardi,
Nel frattempo il Leno è completo, finta da Di Pietro, oggi è veramente incontenibile, segno anche dall'ala destra. Palla del Leno a lato, Bressanone sempre in sottonumero, porta sguarnita per l'extra player. Gabbo, Durnwalder, Duran, Durnwalder, Gilardi, gli arbitri hanno la mano alzata. Il tiro per Bressanone bloccato dal portiere del Leno. Per Notariani serve il pivot che però non riesce ad agguantare la palla. Fallo di sfondamento area e palla ancora in possesso delle brissinesi, che si accingono a concludere con un rassicurante vantaggio questa prima frazione di gioco. Babbo, Durnwalder, Duran, Di Pietro, Duran, questa volta il tiro della Di Pietro si stampa sul palo destro della porta del Leno, che riparte in seconda fase. Tajani, tiro parato dalla Prünster, che rimette un pallone lunghissimo che la Babbo riesce ad agguantare, quando però con un piede ha già invaso l'area, pertanto rete non convalidata. Ancora la Prünster sulla rimessa, palla che finisce nelle mani del Leno per la precisione a Michela Notarianni, che segna la sua quinta rete. Ecco la Steffi Durnwalder che entra in penetrazione e va a segno. Adesso vediamo il numero 24 in campo, Lara Anelli, sulla posizione di mezzo destro. Time out chiesto questa volta dal Leno. C'è l'una e l'altra cosa da aggiustare nelle fine del Leno, che si affida essenzialmente alle capacità della Notarianni, della Put e della Kirilova, oltre che ovviamente della portiera Giorgia Convalle, che è stato il vero punto di forza nella difesa giallo-blu. Un ricordo doveroso altrimenti qui, per cortesia a tenetevi alle disposizioni Covid-19 in palestra, c'è l'obbligo della mascherina e della distanza di un metro, grazie. Ecco che è scoccato l'ultimo minuto di questo primo tempo, con la palla in possesso degli ospiti del Leno. Anelli che rimette al centro, dove ha preso posizione la Maria De Angelis, la quale perde malamente la palla. Riparte il Bressanone, la Duran, Babbo, Duran. E ancora una volta il tiro della Duran è bloccato dalla brava portiera del Leno. Palla nella mano Bressanone, che riparte ancora. Mancano ancora 25 secondi.
vedremo se il Bressanone riuscirà a concludere positivamente questo ultimo attacco, dove si cercherà di andare a colpo sicuro. Mancano 12 secondi. Durban, bellissima azione del Bressanone di casa, ottima impresa alla Durban della Babbo, che pone fine con una pregevole marcatura a questo primo tempo, che finisce sul punteggio di 19-11.
Eccoci tornati per la ripresa di questo incontro nell'ambito della seconda di campionato tra Bressanone e Leno sul punteggio di 19-11. Leno che inizia con il possesso palla, si ritrova Notarianni. Notarianni, Figueroa, Put, palla che finisce nelle mani dei brissinesi per il clamoroso errore della Di Pietro, non ne approfitta il numero 13 Notarianni, che fallisce il bersaglio nella porta vuota. Duran, Ghilardi non riesce a trattenere la palla, doppio, rallenta l'azione il Leno, mette ordine nelle proprie file. Notarianni, Turina qua sull'ala destra, si ritrova Notarianni, tira senza fondo pretese, bloccato senza difficoltà dalla Prünster. Ghilardi, incontenibile, e realizza Sofia Ghilardi, 11-12, apre i battenti di questa seconda fase, Sofia Ghilardi. Sofia Ghilardi si sta rilevando in gran forma dopo aver subito una frattura dei legamenti crociati al ritorno della prima stagione. La put finta, bloccata dalla Ghilardi. Fallo sulla Sara Andreani. Questa volta il tiro della Kirillova finisce sopra la traversa di Pietro. Ghilardi, Di Pietro, Ghilardi. Questa volta la palla finisce sul fondo. Ghilardi, Babbo! Bellissima rete, già da Babbo, il tuffo dall'ala sinistra. Figueroa, Notarianni. E ancora palla persa, contropiede Bressanone, Duran. Terza rete di Arasai Duran. Aumenta il terzo titolo con la neopista capocannoniere degli ultimi campionati, Arasai Duran. Turina, Figueroa, bloccata dalla Ghilardi, 9 metri, finte, palla che finisce al pivot, brava la Sara Andreani. Bloccata dalla difesa bianco-verde con rigore a favore del Leno, in porta torna la Perntaler che non riesce a trattenere la palla. Prima rete di Rebecca Farise su rigore, sono 10 le reti di vantaggio delle padrone di casa che sinora
ha fatto solo pochissimi cambi per la precisione della Durnwalder al posto della Di Pietro. Le giovani devono ancora attendere un po', poi il coach Lessing saprà sicuramente dare spazio anche a loro. Palla persa da Bressanone, rimessa del Leno. Farise, Turina, Kirilova, Put. E questa volta l'ala destra del Leno riesce a segnare una pregevole rete che consente a Leno di accorciare a 9 reti. Farese, e ancora Rebecca Farese, secondo gol di fila del Leno che accorcia le distanze. Un po' di confusione nell'attacco brissinese, forse troppo ansioso di concludere in fretta. Sarebbe il caso di ragionare un attimino di più su queste azioni manovrate di Pietro Pilardi Babbo. Anche questa volta la Di Pietro forza la conclusione, però si rifà subito con un sotto, con un pregevole sottomano. Pilardi, Duran, Kirilova bloccata dall'ala di Pietro, molto efficiente non solo in attacco ma anche in difesa, la nazionale proveniente dall'Oderzo. Questa volta la Kirilova riesce a superare la difesa brissinese, compie passi 9 metri, già eseguito la put. Farese, Turina cerca di servire il pivot, non ci riesce nemmeno questa seconda volta. E allora ma una volante strepitosa intercettata da Giada Babbo in elevazione. Ecco la put strattonata. Chino, le azioni del Leno sono ora un pochettino sconclusionate. Turina, Farese, Kirilova, bloccata la Farese, che minuta com'è ha certamente difficoltà con la rocciosa difesa brissinese. Nel frattempo la Kirilova è andata a segno. Encomiabile l'impegno della Ghilardi, che recupera una bellissima palla. Notofter dall'ala, palla bloccata di piede dal portiere del Leno, parte in contropiede. E questa decisione è decisamente troppo severa nei confronti della giovane Notofter. Se fallo c'era senz'altro e anche il rigore ci sta, però i due minuti vengono decretati un po', se un attimino troppo spesso.
rigore. Prinstar con Put, finta e bellissima parata della Prinstar di piede. Ecco che un sottonumero impressionante gioca con l'extra player, facendo entrare Elisa Sozio sull'ala destra. Questa volta il passaggio di Babbo sulla Ucchino non va a buon fine e la portiera dell'Eno ne approfitta per andare a segno a porta vuota. Rete dunque Ghirardi di Pietro. Questo gran numero della Giada Babbo con pregevoli finte scarna tutta la difesa avversaria. Parata della Prinstar, però la palla finisce in mano al numero con Olga Lanfredi. Babbo che punta la sua diretta avversaria viene fermata favolosamente. Ghirardi, c'è il rischio del passivo che induce la Di Pietro a tirare e la palla però finisce addosso un'avversaria con il Leno che rientra in possesso di palla. Sono giocati 11 minuti e mezzo della ripresa, 26-17 il risultato. Duran questa volta la Nutuft è decisamente meno veloce della Olga Lanfredi, compie fallo e la palla viene rimessa in gioco dal Leno. Kirilova, Farese, bella parata della Prinstar di Pietro Duran. Ghirardi, palla parata dalla brava portiera ospite. Kirilova, passi e ancora un contropiede, questa volta su Duran su Babbo, micidiale pendente sopra la porta. La quarta rete di Giada Babbo in questa ripresa, la settima complessiva. Settima segnatura personale. Le reti di vantaggio del Bressanone si attestano sulla decina quando ci stiamo avvicinando a metà ripresa. Giada Babbo. Ecco la Kirilova che cerca di entrare con forza nella difesa brissinese senza successo. Adesso è la Pot che fa partire un tiro da fermo che sorprende la Prinstar. Licia. Bressanone nuovamente al completo con Di Pietro al centro
che segnala un sistemino. Babbo Vilardi, palla su Occhino che però non riesce ad affermare la palla, cosa che invece riesce al Leno con il numero 22 Francesca Torino, che accorcia sul 27 a 19. Francesca Torino, il 27 a 19 al quindicesimo del secondo tempo. La Notovka tutta sola fallisce il bersaglio, cioè meglio para la portiera ospite. Bressanone nuovamente in contropiede con la Babbo, incontenibile in contropiede sul lancio della Prinster, e questo è un asse vincente già non solo in questo campionato ma anche nelle scorse due stagioni. Già la Babbo, 28-19 al sedicesimo del secondo tempo. Ecco che adesso nella difesa prissinese è entrata la Andrea Eder, numero 8, ormai veterana della squadra, molto efficace nell'organizzazione della difesa. Sullo scoccare del tiro del Leno, l'allenatore chiede i due minuti, il minuto, vanificando così la segnatura della sua giocatrice. 28-19, time out für die Gäste. Beim Spielstand von 28-19, 4-1 Mädels für die Weiß-Grünen. La partita sta scivolando via tranquilla con il Bressanone che controlla agevolmente il risultato, consentendo a Leno sì qualche pregevole segnatura che però non riesce a cambiare sostanzialmente lo svantaggio accumulato finora. L'ennesima palla persa dal Leno consente al Bressanone di partire nuovamente in seconda fase. Duran, il tiro pur intercettato dalla portiera in gol, sfondamento del Leno, e ancora Bressanone che accelera ritmo dell'azione, senz'altro giusto premere sulle seconde fasi in quanto consentono solitamente di andare a rete senza troppe difficoltà, con risparmio di energia. Di Pietro un sottomano che non sorprende il portiere ospite. Pot, finisce a terra Mara Lavagnini. Gli arbitri ravvisano un fallo per Giorgia Di Pietro, che è il suo secondo esclusione, per cui dovrà stare attenta al suo rientro. De Angelis, Pot, che compie passi, però c'è stato un fallo. Se vediamo la Potta a terra e si tiene il ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave, sarebbe
ovviamente per le ospiti un problema perdere il numero 96, Ligia Put, che sinora è stato un perno dell'attacco e anche della difesa ospite. Tarda ad alzarsi la Put, interviene il medico per gli accertamenti del caso, aiutata a rialzarsi la Put. Sembra potersi riprendere, anche se con ogni probabilità prenderà posto sulla panchina. 9 metri comunque per le ospite. De Angelis, Kirillova, De Angelis, bel servizio, bella azione degli ospiti che vanno a segno proprio con la Kirillova. ...29-20... extra player per il Bressanone. L'allenatore Nössing fa entrare Stephanie Durnwalder, esperta nel tenere la palla. Ah, già la Babbo fa vedere una incredibile prodezza tecnica, prima scavalcando due difensori e poi piazzando la palla all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Giorgia Convale Valle. Ecco, adesso entrambe le squadre sono in inferiorità numerica. Due minuti di penalità per il numero 17 dei gialloblu per la Giuseppina D'Ambrosio. Ecco che questa volta va a segno il Leno con un'azione di forza. Duran Babbo. La decima rete di Giada Babbo. Il Fabrix su Tirol ti sono risultato sul 31-21 al ventesimo del secondo tempo. De Angelis, Kirillova, palla che avrebbe dovuto finire al PO, contropiede Bressanone, la palla sfugge alla Ucchino, che però nonostante contrastata va a segno. Virginio Pino 32-21. Ecco che scocca il ventesimo minuto del secondo tempo. Adesso inizia da spazio anche le giovani. Si intravede l'Ena di Carl'Antonio sull'ala sinistra. De Angelis, Kirillova, Kirillova che va a segno. A dire la verità, questa palla avrebbe dovuto essere neutralizzata da Melanie Perntal, probabilmente irritata da una deviazione della palla ad opera di una compagna di squadra. Grunwalder,
è fare due in palla. Segna la sua seconda rete, liberata dalla sua responsabilità di regista della squadra, la Dombal, pur a corto di condizione. Quest'oggi sembra molto determinata in quei frangenti di gara in cui è in campo e soprattutto in attacco. Manovra Elleno con la Kirilova, questa volta la Pentara para, palla alla Durai di Carl'Antonio Thunwalder, che prende in pieno la traversa e il rimbalzo finisce nelle mani della Kirilova. Elleno con la Pentara, non è da meno, e para il tiro della Giulia Lavagnini. Elena di Carl'Antonio, giovane speranza palestinese, alla quale l'allenatore Lessing ha messo da spazio in questi ultimi frangenti di partita. Richiesto dalla squadra della Brixen Südtirol. Da dire senz'altro che il Brixen quest'oggi ha tenuto saldamente in mano la partita, cosa che invece la scorsa stagione non sempre è riuscito. Allora vi erano degli alti e bassi in una stessa partita, con sprazzi di partita giocati ad altissimo livello, con incredibili defiance che hanno portato alla sconfitta contro decisiva contro due squadre, appunto il Salerno e proprio l'Oderzo. La speranza è che quest'anno, che con l'esperienza della Di Pietro e della Duran, questo non succeda più. Della Duran a Caprice di gran classe, sua quarta rete in questo secondo tempo. De Angelis, bellissima parata di Perntaler sul pivot ospite, 9 metri. Kirilova, sulla quale ormai pesa tutto l'onere della regia dopo l'uscita della Put. Finta bloccata da Kirilova. De Angelis, fallo 9 metri. Fallo sulla Sara Bellù, che esegue la rimessa dai 9 metri. Palla sfalsata, parata molto bene dalla Perntaler, che però lancia la palla nelle mani delle ospiti, che vanno via a loro volta senza difficoltà e vanno a segno. Con la numero 17 Giuseppina D'Ambrosio, questa marcatura sicuramente era carico della Perntal. Di Carl'Antonio Thunwalder, leader Thunwalder Duran alla persa. Troppa foga dall'attacco brissinese,
Ecco in campo adesso anche il numero 10, Toninelli. La posizione di mezzo, terzino sinistro, De Angelis. Kirilova, serve il pivot, marcato stretto dalla Eder, che ha fermato la Sarabellu, che esegue i 9 metri dalla posizione giusta ora. Contropiede del Bressanone, può fare Ginosa, per via dell'incertezza della Elisa Sozio, appena entrata in campo. Carl'Antonio al centro dell'azione con la Durant, l'inesperienza della di Carl'Antonio si mostra anche in questa fase, compiuto un fallo di piede. Brava la Melanie Bernthal. Lundwalder, Sozio, tira senza troppa convinzione, facile preda della portiera ospite. De Angelis, questa volta gli arbitri aspettano finché l'azione è finita e decretano un rigore che forse non c'era, in quanto il fallo era iniziato fuori area. 7 metri, Kirilova contro Bernthal, assegna la Kirilova e sono ancora 10 le reti di vantaggio delle padrone di casa. Sozio, Lundwalder, Babbo, Duran, di Carl'Antonio, Duran, Lundwalder, va al tiro la Lundwalder, che è stata spintonata. 7 metri e 2 minuti per Sarabellu. Al tiro di Carl'Antonio. Si mette un film in green vice.